una dinastia di acrobati volanti, equilibristi, trapezisti, cavallerizzi, clown, domatori di tigri e leoni. È la famiglia Togni, da 4 generazioni sulla pista del circo, in Italia e nel mondo. E anche grazie ai Togni, qui ripresi nel 1943 in un documentario firmato da Gianni Vernuccio, che la tradizione del circo italiano tuttora vanta sulla scena internazionale un primato di eccellenza. Da un capo all'altro dell'Europa, i vari rami della famiglia Togni continuano a mietere successi. Nei loro spettacoli, l'arte circense più tradizionale, che si rifà alle esibizioni dei primi del Novecento, si innesta oggi sulle attrazioni più innovative, come ad esempio le esibizioni degli acrobati orientali. I Togni, del resto, non sono i soli dominatori delle piazze italiane. Dal dopoguerra in poi, anche la famiglia Orfei, ad esempio, ha riscosso grandi successi in tutta Europa, grazie al famoso domatore Orlando, al circo di Moira Orfei e a quello di Nando, Liana e Rinaldo Orfei. Io credo che il sentimento italiano, come ce l'abbiamo noi, difficilmente possano avere altre persone. Se parliamo della Fiat, c'è una radicalità al territorio piemontese, torinese, eccetera, che diciamo dal quartiere, dalla strada.